Maria Grazia Fortino, Forciatti. Salve, la sto facendo la difesa di quello annunciato. Sì. E avevo il piacere di conoscerla, l'ho conosciuta. Grazie. E volevo chiarire alcune incomprensioni, ma non è il momento. Ecco, volevo grazie. Solamente gli dico che c'è delle incomprensioni da chiarire. Sì. E gli rinnovo l'invito che mi ha fatto, a me il piacere, ma non può credere quanto, di poter parlare con lei e con altri 4, 5, certo, 6 caso, a domande libere, se uno vuole rispondere, risponde, perché non c'è nessun segreto, non domande lecite, non offensive, né certo, niente, né rispetto reciproco. Ecco, io aspetto per fare questo. Volentieri. E mi scuso se sono stato interpretato male. Io credo di no, ma comunque alle volte si può no, essere volte, anche. Poi scrivendo su Facebook magari uno no, bisogna, vis-à-vis. Facebook bisogna scrivere sinteticamente, io poi scrivo di getto, quindi fa anche degli errori e con quella bella quello è. Infatti. No, ma credo che insomma se uno si parla di cioè, persona è bene, già perché un buon punto gli intenti finali, credo, mi permetto, i suoi e i miei siano. Nella stessa si lavora tutti si per penserà, la comunità si quindi, penserà in maniera diversa ma quello non ti pare bene. Quindi se ci tengo in modo particolare guardi quanto però prima ci si viene, mette d'accordo per il giorno e l'orario si dice solo quello che ci possiamo permettere certo, no, no, io lei non so se lavora io sono pensionato lavoro per gli altri certo. Gratuitamente ora c'è le feste vado in prigione vado all'ospedale certo, vado al cimitero anche da queste e si impara a aiutare lei certo. Quindi quando crede opportuno me lo comuniamo qualche giorno prima tempo. Ecco avere piacere non solo con lei ma anche con no, perché ma bene sempre perché c'è una ragazza del direttivo che ora non c'è ma avrebbe piacere no, anche lei ma ora non c'è nel senso di questi giorni mi dispiace di disturbarla perché è in piena attività sono della, un po' per altre cose le chiarire nel momento non è il momento ora di mettersi no anche perché penso si parli però, meglio con tranquillità a un tavolino.